E bentornati sul mio canale. Signore, non voglio aspettare la mezzanotte, le 11, quando finirà il mercato, per dare il voto finale al mercato della Juve, al mercato di Giuntoli, di Thiago Motta e di tutto il suo staff. Per me il mercato della Juve è da 9, perché è un mercato eccezionale. Hanno raggiunto tutti gli obiettivi che si erano prefissi. Ma voi nel frattempo iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non vi perdete niente e continuate a supportarci con i mi piace, i commenti e l'iscrizione. Per voi è tutto grazie, ma per noi è fondamentale perché ci fa crescere come canale. Più cresciamo come canale, più portiamo contenuti, più portiamo format, ma soprattutto se riusciamo a diventare un canale grande possiamo portare qualche ospite e vi raccomando seguiteci anche nel secondo canale dei Guanti TV Extra, che parliamo di tutto tranne che di calcio, e nei nostri contenuti social tutto quello che creiamo è creato da noi. E allora, perché do 9 al mercato della Juve? Qualcuno potrebbe dire che è un mercato da 10. Io 10 non lo do mai a nessuno, perché tu 10 è la perfezione. Cioè, cosa vuol dire 10? Che tutti i tuoi obiettivi che ti sei prefisso li hai raggiunti. Parliamoci chiaro, in attacco, a centrocampo, tutti gli obiettivi che si era prefisso Giuntoli è riuscito a raggiungerli. Il problema è la difesa, perché la difesa, parliamoci chiaro, il primo obiettivo era Calafiori, però quando si è arrivati a 60 milioni, scusate, a 50, giustamente io dico in quel momento io dovevo fare una scelta o Calafiori o Coppa, si è scelto Coppa. Però perché non do 10, do 9, non do 10? Per la questione Todibò, perché si è portata la questione Todibò troppo troppo a lungo, un mese dietro a Todibò, un mese dietro a un giocatore che per principio era fondamentale per la nuova Juve di Thiago Motta, perché dovevamo aiutare a Bremer ad abituarsi alla difesa a 4 e noi avevamo puntato tanto su Todibò. Si è andato fino al traguardo quando ti mancava quel centimetro per chiudere l'operazione Todibò, te lo sei fatto fregare. Anche è vero che è arrivato il West Ham, che ha dato oltre i 45 milioni, più il 40% sulla futura rivendita, più gli ha dato un sacco di soldi al giocatore. Però il problema qual era? Se tu eri convinto di Todibò, dovevi chiudere prima, dopo 20 giorni, dopo 15 giorni che trattavi, dovevi chiudere, non la dovevi portare alla lunga. La questione invece, la questione Coop Miles, lì è stato un capolavoro, perché la Juve aveva il piano A, non esisteva né piano B, né piano C, né piano D. L'unico giocatore che in quel ruolo che voleva la Juve era uno solo, ed era Coop Miles. Però lì avevamo la certezza che il ragazzo aveva 100% ormai deciso di andare alla Juve. Essendo che il ragazzo al 100% aveva deciso di andare alla Juve, tutte le altre offerte che sono arrivate, perché dal Liverpool è arrivata un'offerta abbastanza pesante, e lì il ragazzo ha detto no, perché vuole solo la Juve. Lì potevi fare quell'operazione che ha fatto come Todibò, però lì aveva la certezza del giocatore. Todibò non avevi la certezza, perché anche Todibò era una seconda scelta, non era la tua prima scelta. E solo per la questione difensiva io do il voto 9. È un 9, un voto altissimo, altissimo, perché hanno deciso di fare la rivoluzione e di farla in un anno solo. In un anno hanno deciso di fare il mercato che doveva essere fatto in 3 anni, in 3 sessioni. Invece hanno deciso, andiamo lì ora e dopo vediamo. Le cessioni hanno quasi ceduto tutti. Rugani in prestito all'Ajax, però è stato ceduto lì. Anche un errore, quando io dico che nella parte difensiva hanno sbagliato parecchio. Se tu non rinnovavi Rugani, tu Rugani a giugno lo perdeva a zero. Finiva il contratto e poteva firmare con chi vuoi. Io quella decisione di rinnovare il contratto per 2 anni e poi toglielo dal progetto, non l'ho capita, semplicemente non l'ho capita. Lì, se come ho detto, se in attacco a centrocampo ha fatto tutto al top, qualche ombra si è vista nella parte difensiva.
Chiesa, signori miei, io nel video, come ho detto stamattina, di Chiesa non sapremo mai la verità perché sappiamo solo la versione del giocatore. Sappiamo benissimo che la Juve non pubblica e non dirà mai niente contro nessuno. E allora, la versione della Juve non ce l'abbiamo. L'unica cosa che sappiamo è che Federico Chiesa non è più un giocatore della Juve e la Juve è riuscita a piazzarlo incassando anche 15 milioni e a non mandarlo a una rivale del campionato italiano a zero. Kostic, signori miei, se Kostic a tutto dice no, alla fine Giuntoli cosa deve fare? Al suo tento dice no, all'Arabia dice no, alla Fiorentina dice no. Cosa deve fare? Arthur, signori miei, Arthur è la tassa. Ormai abbiamo questa tassa. Noi tifosi della Juve a giugno abbiamo la tassa Arthur. Perché ogni volta che lo mandiamo in una squadra poi ritorna? Mi sembra Piazza. Ve lo ricordate a Piazza? Piazza per 8 anni, ogni volta che finiva una sessione di mercato estiva tornava la Juve, però Piazza è stato sfortunato perché ha avuto tanti, 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 tanti infortuni. Arthur è scarso. Arthur è scarso. Arthur ha fatto quella mezza stagione buona in Brasile, 6 mesi buoni al Barcellona. E noi quando l'abbiamo preso ci hanno dato fumo negli occhi perché quell'operazione, lo scambio Arthur Pjanic, è stato un bagno di sangue, è stata una follia che giustamente non possiamo dire a Giuntoli di fare i miracoli. Ancora non è diventato il Dio sceso in terra a riuscire a vendere e incassare qualcosa ad Arthur. Come ho sempre detto, Arthur a oggi preferisce più incassare che giocare perché sa benissimo che quando finirà il contratto con la Juve non ci sarà nessuno più a dargli quasi dai 5,5 a 6 milioni di contratto all'anno. Una follia che si deve pagare. Pensavamo che poteva andare a Napoli e a Napoli non è andato. Vediamo se ci resterà sul groppone. Però su Arthur noi non possiamo dare colpa a Giuntoli. Su Kostic, signori miei, se tu l'hai piazzato hai trovato squadre, lui dice a tutte le squadre no, sono contenti loro di fare un anno in tribuna, bene per loro, perché se poi dobbiamo essere chiari, Giuntoli aveva venduto Chiesa a 25 alla Roma, aveva venduto McKennie quasi 25 alla Aston Villa, per i due ragazzi che hanno detto di no, che non andava bene questi trasferimenti, la Juve ha perso la bellezza di quasi 50 milioni. Se tu incassavi quei 50 milioni era possibile che non vendevi i tuoi gioielli, cioè su, almeno non vendevi su lei, perché per me Dejan Huijsen si è chiusa la porta della Juve dopo i fatti dello scorso anno. Comunque, signori, per me il mercato della Juve è un 9 perché finalmente abbiamo un centrocampo per chiamarlo centrocampo. Lo scorso anno avevamo Locatelli, avevamo McKennie e quest'anno abbiamo Koppo Myers, Thuram e Douglas Luiz e tanta tanta roba. E poi non dimentichiamoci Rabiot, no, scusate, Nicolò Fagioli, ma occhio anche a Locatelli, perché quest'anno vedo un Locatelli rigenerato. Io sono contento del mercato. Poi giustamente noi oggi a fine mercato possiamo dare 9, 10 al mercato della Juve. Poi il vero esame sarà il campo. Se la Juve farà bene sul campo sarà un mercato da 10. Da 9, 10, 11, 10 e lode. Ma se i giocatori nel campo faranno male, sarà un mercato da 4, da 5, perché alla fine l'unica parola c'è nel campo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo al prossimo. Ciao!